E adesso appunto concludiamo i tre grandi razionalisti. Con il razionalismo pluralistico di Leibniz, dopo quello monistico di Spinoza e quello precedente dualistico di Cartesio, che come vedemmo poneva dei problemi. Io feci un rapido accenno che potevano riguardare anche la medicina, perché Cartesio, con la divisione tra res cogitans e res extensa, con il fatto che l'anima e il corpo sono due entità sostanzialmente diverse, si poneva poi il problema di come interagissero, e questo problema, abbiamo visto, non riuscivano a risolverlo. Faccio questo accenno alla difficoltà di soluzione di questo problema, che viene affrontato ovviamente in maniera molto anche complessa da Leibniz, perché mi fa piacere che stasera abbiamo qui all'inizio del nostro seminario due colleghi che sono medici e che vengono da Milano e seguono un altro seminario che comincerà alle 5 su problemi di etica. E allora voglio cominciare questo seminario su Leibniz ricordando una teoria poco nota di Leibniz, ma che mi ha molto suggestionato e che non avrei menzionato se non avessi incontrato questi due colleghi così aperti da venire fino a Napoli, da Milano, per seguire un seminario di 4 giorni di filosofia morale, i quali mi hanno detto che lavorano in una struttura dove si curano ammalati di cancro in fase terminale, quindi un lavoro benemerito, un lavoro durissimo. Allora, che cosa mi ha fatto venire in mente questo di Leibniz? Un'affermazione molto curiosa di Leibniz, il quale sostiene che nella vita dopo la morte si intensifica lo stato finale dell'esistenza. Se si muore in buona disposizione all'infinito, come se si intensificasse questo stato di serenità, di conciliazione col mondo, di conciliazione con la vita, quindi si ha una beatitudine che si intensifica. Se invece si muore in uno stato di attrito col mondo, di attrito con se stessi, in uno stato di lacerazione, in uno stato di peccato, se vogliamo anche nel suo linguaggio, questo photo finish finale, quest'ultima inquadratura della propria esistenza, si staglia, si ferma e si intensifica per tutta l'eternità. Cioè Leibniz dà una estrema importanza al momento finale dell'esistenza. Il momento finale dell'esistenza, dice lui, è l'attimo che rimane poi per l'eternità e si intensifica per tutta l'eternità. Quindi è importante vivere bene, è importante vivere in armonia. E vedremo poi nel corso della nostra discussione che cosa significa per Leibniz il bene. Quindi è importante vivere bene, però è molto più importante morire bene, perché l'attimo finale della morte si eternizza e si moltiplica. Lui vede la vita dopo la morte come qualcosa di dinamico, però questo dinamismo non è altro che una continua intensificazione dello stato finale. E allora, visto che appunto ci sono colleghi così valorosi che combattono con pazienti terminali, bisogna dire che se vogliamo prendere uno spunto dalla filosofia di Leibniz per il loro lavoro, è decisivo che si muoia bene, che si muoia in condizioni di serenità, che si muoia in condizioni di luminosità, di armonia, di conciliazione con se stessi e con il mondo. Le strutture sanitarie italiane, ma non solo italiane, non lo so fino a che punto consentono questo. Io ho molta stima per il loro lavoro e mi rendo conto che è una battaglia continua. Ecco, vi ho dato uno spunto di discorso che spero vi possa essere utile. Cioè, un paese non è un paese civile se non aiuta i bambini, ovviamente. In questi giorni stiamo assistendo a tragedie che riguardano l'infanzia e così via. Però direi ancora di più che un paese non è civile veramente se non garantisce una morte serena ai cittadini. Questo è veramente un obiettivo decisivo di uno Stato moderno, di uno Stato del futuro. Quindi la vostra battaglia a Milano è una battaglia molto significativa, e veramente è confortante che ci siano appunto professionisti come voi che, pur essendo immessi in una pratica così faticosa, riescono a rompere le strettoie dello specialismo e riescono a fare questo lungo viaggio fino a Napoli solo per sentir parlare per 4 giorni di etica e di morale. Ora, fatta questa imprevista allusione alla concezione della morte e dell'aldilà di Leibniz,
cerco di riprendere il filo che si era interrotto, perché noi abbiamo visto i tre razionalisti secondo delle connessioni reciproche. Leibniz appunto cerca di superare le difficoltà, i limiti, i nodi logici lasciati irrisolti da Spinoza e da Cartesio. E questo lo fa con una ricchezza di approcci veramente formidabile, perché Leibniz è stato un grande filosofo, ma è stato un grandissimo logico, un grandissimo matematico, un grande giurista e un grande storico. Quindi veramente i suoi tentativi di superare le secche del razionalismo precedente sono estremamente articolati, estremamente complessi. Soprattutto Leibniz introduce anche un altro elemento della storia della filosofia per cercare di superare questi problemi. Questo elemento è il ricorso ad Aristotele. Aristotele, di cui sembra che il pensiero europeo non si riesca mai a liberare. Ne abbiamo parlato anche a proposito di Telesio, e successivamente ci sono stati superamenti di Aristotele nel Rinascimento, ma Aristotele riemerge. Questo giovane geniale, nato a Lipsia, a 17 anni addirittura, scrive un saggio sul principio dell'individuo. Si pone il problema di che cos'è un individuo, e per risolvere questo problema si riferisce alla concezione aristotelica, che poi vedremo svolgerà un ruolo nella parte centrale della sua filosofia. Quindi bisogna tenere presente una personalità molto complessa che produce ai massimi livelli, in almeno quattro settori importanti dello scibile umano. Voglio solamente tra l'altro ricordare questo, che è una persona che ha conosciuto tutta l'Europa, e in ogni paese d'Europa ha conosciuto e ha interloquito con i massimi esponenti delle culture europee. Per esempio a Londra ha incontrato Newton, in Olanda ha incontrato Spinoza, ha visitato buona parte delle città italiane, tra cui anche Napoli. Quindi veramente una personalità che è riuscita a condensare tutta la cultura di fine Seicento e dei primi del Settecento. È stato detto da un grande studioso italiano che Leibniz è come il barocco nell'arte, cioè è un personaggio che è l'equivalente in filosofia dell'età barocca. Racchiude in sé una ricchezza di forme, una quantità di chiaroscuri, una quantità di tinte, di nuance veramente impressionante. Va anche rilevato, a proposito di quello che ho detto prima, cioè che sarebbe importante morire bene, che Leibniz, dopo una vita direi di trionfi, perché dopo insomma avere direi scoperto l'arte combinatoria in logica, avere superato i problemi del razionalismo in filosofia, avere scritto libri importanti di storia, avere scoperto il calcolo infinitesimale in parallelo con Newton, dopo essere stato nominato consigliere di Pietro il Grande di Russia, di Federico I di Prussia, quindi dopo aver avuto il riconoscimento dei massimi sovrani dell'epoca, poi proprio alla fine della sua esistenza è vissuto in solitudine e in amarezza, perché aveva scoperto il calcolo infinitesimale indipendentemente da Newton, ma il suo sovrano, il duca Giorgio di Hannover, divenuto poi re d'Inghilterra per ragioni politiche, nella famosa disputa tra chi fosse stato il primo a scoprire il calcolo infinitesimale, tra Leibniz e Newton, ingiustamente per ragioni politiche, passato a Londra, appoggia Newton e reprime le istanze di priorità di Leibniz. Quindi Leibniz, da che era portato in palmo di mano dal duca di Hannover, si trova praticamente sconfessato e muore nell'amarezza di essere stato e poi ingiustamente scavalcato da Newton nella fama di scopritore del calcolo infinitesimale. Ma date queste note biografiche importanti per semplicemente sottolineare la complessità, la ricchezza del personaggio, qual era il problema che si trovava di fronte? La insoddisfacente definizione della sostanza. La sostanza in Cartesio, abbiamo detto poco fa, era vista come duplice, con il problema poi del rapporto tra corpo e anima, tra res extensa e res cogitans, cioè tra materia e pensiero. Spinoza aveva unificato le sostanze vedendo il mondo come coincidente con Dio. Deus sive natura, esiste un'unica entità, un'unica sostanza,
questa sostanza si può chiamare in maniera indifferente Dio o natura. Ora, questo non convince Leibniz, il quale, come fisico, tra l'altro come scopritore dell'energia cinetica, sostiene che il mondo non può essere ridotto a unità, come ha fatto Spinoza, un'unità che tra l'altro implica che, essendoci solo una entità, tutto è determinato perché tutto dipende strettamente da quella entità e quindi non c'è spazio per la libertà umana. Lui sostiene che bisogna avere invece una concezione per cui il mondo dalle sue radici, perché chi studia fisica questo osserva, dalle sue radici, dalla sua base è un mondo plurale. Ma soprattutto, avendo scoperto l'energia cinetica e avendo studiato a fondo la meccanica, lui sostiene questo, che alla base della fisica c'è l'energia, c'è il dinamismo e non c'è la res extensa, non c'è la materia. Anzi, lui appunto rileva che la materia significa anche l'impenetrabilità dei corpi, ma i corpi nel loro offrire resistenza mostrano una forma di energia, non solo i corpi in movimento, dove l'energia è evidente, l'energia cinetica, ma anche i corpi statici posseggono un'energia nascosta, tanto è vero che si oppongono all'essere penetrati, oppongono una resistenza al mondo esterno. Allora bisognerà cercare la sostanza in qualche cosa di diverso. Non si potrà dire che la res extensa è la sostanza. Cartesio ha torto a dire che l'estensione, quindi la materia, è una sostanza, perché la materia è inerte e invece tutto l'universo è animato da dinamismo e da energia. La sostanza dovrà essere qualche cosa che già di per sé stessa implica l'energia e il dinamismo. Inoltre c'è un difetto fondamentale nel concepire l'estensione come sostanza, perché sostanza deve essere qualche cosa di semplice, cioè se la sostanza è quello che sta sotto la realtà, cioè la base della realtà, è il prius assoluto, è il fondamento di tutto, questo fondamento non deve rinviare ad altro, quindi deve essere qualche cosa di semplice, perché se è composto di parti vuol dire che c'è, che è un derivato, che è qualche cosa di secondario, non è qualche cosa di primario. Quindi la sostanza deve essere semplice se veramente è il fondamento della realtà. Ora, osserva Leibniz, qualunque cosa estesa in verità non è semplice, perché qualunque cosa occupi uno spazio, cioè la res extensa di Cartesio, proprio perché occupa uno spazio, è sempre divisibile in materia che occupa la metà dello spazio originario. Cioè l'estensione è sempre riconducibile a due estensioni, ognuna alla metà di quella iniziale, cioè si può procedere a una divisione in due all'infinito. Anche un punto estremamente piccolo può essere a sua volta diviso. Fino a quando noi lo concepiamo come occupante uno spazio, si può sempre concepire, almeno mentalmente, un'altra entità più piccola che occupa la metà di quello spazio, e così via all'infinito. Quindi, siccome qualunque cosa estesa, anche se piccolissima, può essere divisa in parti più piccole, la sostanza, se deve essere come deve essere semplice, non può essere sostanza estesa. Quindi l'estensione non è sostanza. La sostanza, allora, se non è estesa, non è neppure materiale. La sostanza dovrà essere immateriale, dovrà essere una specie di grumo di energia, stavo per dire punto, ma punto di energia dà sempre l'idea di qualche cosa di esteso, cioè è una quantità infinitesimale di energia. Quindi esistono infinite sostanze che sono appunto delle particelle elementari, potremmo dire oggi, di energia. Queste particelle elementari di energia vengono da Leibniz chiamate monadi. Quindi la sostanza è per Leibniz la monade, o meglio sono le monadi, le infinite monadi, che sono dei punti forza, come traduce qualcuno, cioè sono degli elementi primi dotati di energia, il che permette di evitare l'errore di Cartesio e di accogliere quello che il fisico Leibniz osservava, cioè la presenza di dinamismo, di energia dappertutto. Allora arriviamo a una concezione di carattere appunto pluralistico, cioè ci sta una presenza di infinite monadi che sono tutte quante sostanziali. Ora, Leibniz, abbiamo detto, è stato anche un grande logico,
corrobora, diciamo, questa tesi anche dal punto di vista logico. In che senso? Se esistono tantissime entità separate, tantissime monadi, naturalmente ci dovrà stare anche un elemento che in qualche modo le differenzia. Leibniz si pone con forza il problema degli indiscernibili, cioè che cosa permette di dire che una cosa è diversa dall'altra cosa. Le monadi sono tutte quante diverse le une dalle altre perché sono qualitativamente diverse, quindi sono degli individui, sono qualche cosa che è assolutamente non confondibile con un'altra individualità. Naturalmente non stiamo ancora parlando di individui nel senso di personalità, ma ogni cosa, ogni monade, ogni sostanza ha una sua individualità, non è confondibile con le altre monadi, con le altre sostanze. Questo principio viene appunto ripreso da Aristotele, il quale aveva sostenuto, come ricorderete, che tutte le cose sono dei sinoli, cioè sono delle unioni strettissime di materia e forma, e non hanno niente in comune, diciamo reciprocamente, cioè la mescolanza di materia e forma di ogni entità è assolutamente diversa dalla mescolanza di materia e forma di altre entità. Il fatto che le monadi siano individui porta Leibniz a rafforzare la sua ipotesi da un punto di vista logico, cioè lui dice, essendo le monadi degli individui sono paragonabili a dei soggetti, perché appunto i soggetti individuali sono caratterizzati da questo, sono caratterizzati dal fatto di essere assolutamente inconfondibili. Infatti i soggetti individuali, per soggetti individuali, adesso facendo una trasposizione possiamo intendere qualche cosa di assolutamente definito, per esempio una persona, quindi prendiamo adesso l'individuo nel senso maturo di una personalità. Una persona è monade e quindi può essere paragonata alle particelle infinitesimali che sono alla base della realtà, in quanto è soggetto. Il fatto che sia soggetto implica questo, che può avere tantissimi predicati, può avere quindi tantissime qualità che le vengono attribuite, ma non può essere a sua volta usata come predicato di un altro soggetto. Questo significa che ogni soggetto in qualche modo è inconfondibile con un altro. Cioè, scusate, io faccio un esempio banale, appunto riprendendolo pure dalla logica aristotelica, prende il solito Socrate che serve per fare tutti gli esempi. Socrate è un soggetto individuale, paragonabile quindi a una monade. Ora, Socrate come soggetto non è confondibile con nessun altro, gli si possono attribuire delle qualità, ma non gli si può attribuire l'identità con un altro soggetto. Non si può dire che Socrate è uomo, si può dire che Socrate è ateniese, che Socrate è anziano, che Socrate è calvo, ma non si può dire che Socrate è Platone. Quindi il soggetto implica che possono essere attribuite al soggetto tutta una serie di qualità, ma gli si possono aggiungere dei predicati, ma il soggetto non può essere identificato con un altro soggetto, oppure, detto in altri termini, il soggetto non può fungere da predicato. Cioè io posso dire Socrate è greco, ma non posso dire Socrate è Platone, oppure Platone è Socrate. Cioè i nomi propri, quindi i nomi che identificano dei soggetti individuali, possono fungere solamente da soggetto, ma non possono fungere da predicato. Il che significa, se non possono fungere da predicato, che sono delle entità prime, cioè sono dei punti di riferimento, sono delle basi su cui si appoggiano tutte le qualità. Quindi Socrate è una base su cui si appoggia l'essere greco, l'essere filosofo, l'essere anziano, l'essere benevolo, l'essere mite, eccetera, eccetera. Tutte queste qualità, tutti questi predicati si appoggiano su Socrate. Allora vuol dire che Socrate è un fondamento, è una base. Detto in termini razionalistici, è una sostanza. Quindi, anche dal punto di vista logico, per sostanza, cioè quello che sta sotto e che regge tutti i predicati, tutte le qualità, per sostanza si deve intendere un soggetto individuale. Allora, sia il ragionamento, diciamo, di partenza dalla fisica, cioè le critiche all'estensione di Cartesio, sia il ragionamento che parte dalla logica, cioè dalla teoria della predicabilità, convergono nel far dire a Leibniz che
la sostanza è la monade individuale, irripetibile, che non può essere confusa con tutte le altre monadi. Ora, questa è la base della filosofia di Leibniz, che comporta una serie di problemi che Leibniz cerca di risolvere con una logica ferrea e molto brillante. Perché? Primo problema che nasce è questo: le monadi sono immateriali, ma noi ci troviamo di fronte continuamente alla res extensa, anzi lui stesso ha fatto riferimento all'impenetrabilità dei corpi. Come avviene? Com'è possibile che se il mondo è sostanzialmente di entità immateriali, noi ci troviamo di fronte continuamente a un mondo invece a entità materiali? Leibniz afferma una legge molto importante pure per lo sviluppo della fisica e della filosofia successive, cioè la trasformazione della quantità in qualità. Paradossalmente, accumulata la quantità si può avere un capovolgimento qualitativo. In altri termini, accumulata una quantità di monadi immateriali, si supera una certa soglia e si arriva alla materialità. Tanto per fare degli esempi analogici, è come quando si somministrano gradi di calore all'acqua, che rimane apparentemente immutata sotto forma appunto di liquido. Cioè, se siamo a 70 gradi, arriviamo a 80, 81, 82, a 90, a 91, a 92, cioè noi aumentiamo la quantità di calore. La quantità di calore fino a un certo punto lascia l'acqua allo stato liquido, però arrivati a 100 gradi, come sappiamo bene, comincia a diventare vapore, cioè cambia di stato. Vale a dire che la somministrazione di quantità di calore fino a un certo livello era indifferente, poi superato un certo accumulo quantitativo dà luogo a un salto qualitativo. Ora, Leibniz fa proprio questo ragionamento analogico. Così le monadi che sono immateriali, unendosi insieme, fanno compiere un salto qualitativo alla realtà. La realtà da immateriale per quantità si trasforma pure qualitativamente, cioè diventa materiale. Questa concezione Leibniz la applica anche alla conoscenza, ed è un altro risvolto molto importante della filosofia di Leibniz. Cioè Leibniz scopre quest'altro fatto fondamentale, che anche nella conoscenza avviene un meccanismo analogo, cioè dall'accumulo di percezioni inconsapevoli, oscure, come dice lui, a un certo punto si ha un salto di qualità, si supera una certa soglia e si raggiungono invece delle percezioni chiare. È stato quindi detto che addirittura Leibniz si può considerare per questa intuizione un precursore in qualche modo della psicanalisi di Freud, perché Freud fa l'affermazione paradossale: noi abbiamo un inconscio, cioè abbiamo dei contenuti mentali che percepiamo al nostro interno, però talmente nel profondo da non rendercene conto. Quindi ci possono essere delle percezioni inconsce per Freud. Ora è proprio quello che sostiene Leibniz, cioè per Leibniz noi possiamo percepire, però paradossalmente non essere coscienti del fatto che stiamo percependo. Solamente quando si supera una certa soglia la percezione diventa chiara. Quindi ci sono percezioni oscure, inconsapevoli, che però paradossalmente sono percezioni. E poi ci sono percezioni coscienti, chiare, consapevoli. Il passaggio dall'inconsapevole al consapevole, dall'oscuro al chiaro, è dovuto all'accumulo quantitativo. L'esempio classico è questo. Avvertiamo il fragore di un'ondata, ma il rumore delle singole gocce che si frangono noi non lo riusciamo ovviamente a percepire. Eppure il rumore dell'ondata è la somma dei rumori dati dalle singole gocce che si vanno a infrangere. Ora, all'interno della percezione che supera la soglia della coscienza dell'ondata c'è la somma di tante piccole percezioni. Leibniz parla di piccole percezioni che sono inconsapevoli. Messe assieme superano una certa soglia quantitativa e diventano percettibili. Quindi anche nella conoscenza dell'uomo ci sta un funzionamento di questa legge del passaggio dalla quantità alla qualità, la legge di questo salto che trasforma in qualche modo le cose. Questo, appunto, questo discorso lo riprenderemo tra un attimo quando parleremo della conoscenza in Leibniz. Quindi abbiamo detto: la realtà è fatta di infinite monadi immateriali che poi, raggiunti certi accumuli, diventano materiali.
E appunto queste monadi sono infinite. Ora, essendo infinite, queste monadi occupano tutto lo spazio della realtà, ma naturalmente non possono occupare tutte quante lo stesso spazio. Scusate, sembra una banalità, invece porta Leibniz a un discorso decisivo su cui orienteremo poi la lettura dei brani che vi ho portato dalla Confessio Filosofi di Leibniz. Questo fatto che le monadi, essendo infinite e completamente diverse le une dalle altre, debbono avere quindi una loro identità, quindi debbono occupare spazi diversi, perché se due cose occupano lo stesso spazio nello stesso momento sono la stessa cosa. Invece Leibniz insiste sul fatto che le monadi sono ben distinte le une dalle altre. Il problema degli indiscernibili, della discernibilità. Le cose si possono discernere, cioè separare, perché uno è Tizio, un altro è Caio, l'altro è Sempronio, cioè sono quanti qualitativamente diversi, cioè hanno una forma in termini aristotelici diversa. Ma si può anche dire molto più banalmente che le cose si distinguono perché occupano spazi diversi, perché, ripeto, osserviamo questo fatto semplicissimo, che se due cose occupano lo stesso spazio nello stesso momento sono la stessa cosa, insomma. A questo punto sarebbero veramente indiscernibili. Invece le cose sono discernibili perché sono qualitativamente diverse, occupano spazi diversi. Che cosa significa, che cosa implica il fatto che occupino spazi diversi? Che non possono occupare tutte quante il centro della realtà. E questo che cosa implica? Che al centro della realtà ci può stare solamente una monade, la quale, proprio perché sta al centro, naturalmente qua dobbiamo pensare a un linguaggio figurato che Leibniz ama ad operare, perché è anche un matematico, è anche un fisico, eccetera. Lui fa questo ragionamento: al centro ci può stare solo una cosa, tutte le altre infinite cose debbono stare attorno, più o meno vicine e più o meno lontane, per forza. La monade che sta nel luogo privilegiato, nel centro, e che quindi ha anche il privilegio appunto di poter vedere tutto da un'equidistanza, come se fosse il vertice della montagna immensa della realtà, la monade centrale è Dio. Tutte le altre monadi non possono stare pure loro al centro, perché sennò sarebbero Dio. Ci sarebbe una situazione in cui il mondo si verrebbe a identificare tutto quanto con una cosa, ma lui ha cercato di evitare questa specie di annullamento delle differenze che implica, secondo lui, la filosofia di Spinoza. Perché Spinoza, dicendo tutto è Dio, rischia poi di dire, cioè di trovare poi difficoltà a spiegare le cose invece perché si presentano come diverse. Leibniz si confronta appunto con questo problema della diversità, rompe questo monolitismo di Spinoza, cerca di introdurre il dinamismo, la differenziazione nel mondo. Però una volta introdotto questo, deve poi giustamente dire: allora le monadi, essendo ognuna diversa dall'altra, non sono tutte quante coincidenti con Dio. Dio è la monade centrale, onnisciente, perché vede tutto da questa posizione suprema, le altre monadi stanno attorno. Ora, questo fatto implica un problema decisivo, perché passando dalla immagine geometrica al discorso di carattere metafisico, anche di carattere morale, significherà questo: che nel mondo c'è anche il male, c'è anche il dolore, c'è anche la sofferenza, c'è anche il negativo, perché non tutto può essere perfezione, onniscienza, eccetera. Solamente la monade centrale può avere questo ruolo centrale. Tutte le altre monadi stanno più o meno lontane. Quanto più lontane stanno, più sono in posizione periferica, quindi a una certa distanza dal centro, a una certa distanza dalla perfezione. Ma la distanza dalla perfezione significa l'imperfezione. Se al centro c'è l'onniscienza, il bene, tutto quello che può essere visto come positivo, a mano che ci si allontana comincia una deficienza di bene. Una deficienza di bene si può anche chiamare male. Quindi a un certo punto nel mondo c'è anche il male, c'è la sofferenza, c'è il peccato, c'è il negativo. E in questo senso anche, che è stato secondo me genialmente definito il filosofo del barocco, Leibniz, perché Leibniz è come se volesse dire: il mondo è come un grande affresco barocco, appunto, è ricco di chiaroscuri. Dentro ce ne abbiamo uno bellissimo di Mattia Preti, che appunto è pieno di chiari e di scuri. Ma naturalmente, se si togliessero le ombre,
il quadro non avrebbe più nessun valore. O meglio, come dice lui, con un paragone forse ancora più calzante, l'universo è come una sinfonia. E naturalmente una sinfonia non può essere monocorde, perché altrimenti non suscita nessuna emozione estetica. La sinfonia implica proprio la variazione di toni e di ritmi. A questo punto, se io mi fermo alle prime note di una sinfonia, oppure prendo solamente nel quadro di Mattia Preti che c'è dentro la parte, diciamo, più oscura, io avrò un'impressione parziale, brutta, negativa. L'armonia nasce dalla visione globale, dalla visione di tutto. Devo ascoltare tutta la sinfonia, devo guardare il quadro nella sua interezza per capire che ha un'armonia. Invece la prospettiva umana qual è? Noi siamo in una situazione non centrale, perché non siamo Dio, quindi non siamo onniscienti, non vediamo tutto il quadro e abbiamo l'impressione che ci sia il male, oppure che tutto sia male, che tutto sia dolore, che tutto sia negativo o sofferenza. Dobbiamo invece cercare di elevarci alla visione complessiva. Ora, comunque, nonostante gli sforzi che noi possiamo fare, anche la visione complessiva ci farà vedere ombre e luci, non solamente luci, perché se fosse solo luce non sarebbe un affresco. Quindi a questo punto c'è il problema della presenza del male, che è un problema tradizionale della filosofia che Leibniz avverte con molta forza. Cioè il male, il negativo esistono. Perché Dio non ha fatto un mondo in cui ci fosse solamente il bene? Il problema appunto è questo, che un mondo in cui ci fosse solo il bene sarebbe un mondo in cui tutto coincide col centro. Questo non era possibile. Ma si può ancora dire, non era possibile una disposizione diversa di tutte queste monadi. Secondo Leibniz, essendo Dio infinita bontà, essendo la somma di tutte le perfezioni, Dio ha dato luogo a un mondo che è il migliore dei mondi possibili. Vale a dire, usiamo questa metafora, Dio si è trovato, diciamo così, usiamo questi termini antropomorfici, tutte queste monadi come se fossero tanti tasselli, tante tessere di un mosaico. Le ha dovute disporre, non le poteva mettere tutte allo stesso posto per il motivo che abbiamo detto, doveva metterle per forza in una certa disposizione di vicinanza e lontananza da lui. La disposizione che egli ha dato a questa infinita massa di monadi è la migliore possibile, ma naturalmente implica inevitabilmente il male, perché qualche monade, anzi moltissime monadi, visto che le monadi sono infinite, sono state dislocate lontane da Dio, cioè nella zona d'ombra, nella zona del male, del dolore, della sofferenza e del negativo. Quindi Dio non poteva in qualche modo evitare una certa lontananza da sé, cioè il male, però ha ordinato le monadi nel modo migliore possibile. Ci sono le dissonanze, ma nel suo complesso il mondo è una sinfonia, è la migliore sinfonia, è la migliore armonia possibile. Se ci si eleva la visione del tutto, il mondo è armonioso. Naturalmente questo implica una visione fortemente ottimistica di Leibniz. Cioè, questo mondo è il migliore dei mondi possibili. Tra l'altro, va tenuto presente questo, che Leibniz, nell'elaborare questa teoria, ha fatto tesoro delle sue scoperte di logica. Cioè, Leibniz è un po' il precursore della logica formale moderna. Cioè, Leibniz ha scoperto che sono possibili tanti sistemi logici che possono essere validi a patto di essere coerenti internamente. Cioè Leibniz comincia a concepire la logica come valida quando non implica, un sistema è valido se non implica contraddizioni interne. Quindi si possono creare tanti sistemi che non sono autocontraddittori. Si è detto che Leibniz è un po' anche il precursore della forma mentis delle geometrie non euclidee. Cioè si possono creare geometrie che non si fondano sull'assioma per cui per un punto esterno a una retta passa uno e una sola parallela alla retta data, si possono costruire geometrie partendo da altre affermazioni iniziali perché danno luogo a sistemi coerenti. Poi il problema della rispondenza con la realtà non c'entra, cioè Leibniz sostiene che una logica funziona indipendentemente dalla realtà, se ha una coerenza interna, se non si autocontraddice. Ora, Dio avrebbe potuto creare vari mondi non contraddittori,
ha scelto appunto il migliore tra tutti questi modelli che erano possibili. Vi aggiungo pure per vostra, diciamo, conoscenza scolastica, vi può essere utile per fare dei confronti, che questa concezione ottimistica portò particolarmente qualche decennio dopo Voltaire, l'illuminista, che era uno spirito appunto molto caustico, il quale scrisse una specie di romanzetto, tra l'altro molto diffuso oramai perché è stampato, credo pure nella serie che costa 1000 lire, eccetera, c'è cioè il Candido, in cui si diverte in qualche modo a sostenere che il mondo, anche se si parte dal maggiore ottimismo possibile, riserva tante insidie, per cui questo personaggio, che è Candido, vorrebbe simboleggiare un'apertura, un ottimismo verso il mondo, poi cade in una serie di guai e procura guai intorno a sé. Soprattutto in maniera molto drammatica, Voltaire polemizza a distanza di tempo, diciamo, con Leibniz dopo il terremoto di Lisbona, quando una delle più belle città europee viene rasa al suolo per 2/3 a metà del Settecento, e ironicamente Voltaire sottolinea come si può conciliare questa sofferenza inspiegabile con il fatto che questo è il migliore dei mondi possibili. Quindi tenete presente questa caustica negazione dell'ottimismo di Leibniz in Voltaire. Per Leibniz invece questo mondo è il migliore dei mondi possibili fra tutti i mondi che non presentano contraddizioni. Infatti, da un punto di vista logico, questo nostro mondo non presenta contraddizioni. Per un filosofo razionalista questo è decisivo, perciò Leibniz tra l'altro è un razionalista, cioè il mondo è perfettamente logico. Ha una delle logiche possibili, ma sicuramente è logico, quindi i fenomeni sono comprensibili, la ragione umana può dominare il mondo fisico, siamo di fronte a una grande filosofia. L'uomo può conoscere, perché il mondo ha la sua ragion d'essere, ogni fenomeno ha una causa precisa. Leibniz scopre il principio di ragion sufficiente, cioè Leibniz sostiene questo in termini molto semplici, che ogni fenomeno per avvenire deve avere determinate cause, cioè ci devono stare delle cause sufficienti perché il fenomeno stesso venga alla luce. Non esistono fenomeni che non hanno cause adeguate, quindi c'è una ragione sufficiente per ogni evento, per ogni fenomeno che avviene. Questo principio di ragion sufficiente è il principio che regge il mondo dei fatti. Invece il principio di identità regge il mondo della logica. Quindi è come se ci fossero due tipi di verità per Leibniz, passando, vi ripeto, alla conoscenza. Ci sono le verità di ragione e le verità di fatto. Le verità di ragione sono le verità a priori che si possono raggiungere prima dell'esperienza e si basano sul principio di identità e di non contraddizione. Poi ci sono le verità di fatto, che sono invece a posteriori, che riguardano gli eventi, che si reggono sul principio di ragion sufficiente. Vedo qualche perplessità, allora rallento un po'. Cioè, poi dopo arriviamo al fatto che il mondo è coerente, ci sta una sola logica. Dal punto di vista dell'uomo ci sono due tipi di verità, che però vedremo poi coincidono con un'unica verità, cioè il mondo è razionale, il mondo è logico. Noi con i nostri strumenti di conoscenza abbiamo l'impressione che ci siano due tipi di verità diversi, le verità a priori e le verità posteriori, le verità di ragione e le verità di fatto, le verità necessarie e le verità contingenti. Le verità che sono tali in base al principio di identità e di non contraddizione che Aristotele aveva identificato, e le verità che sono vere in base al principio nuovo di ragion sufficiente che viene enunciato da Leibniz. Scusate, faccio degli esempi così diventa tutto più chiaro. Che 2 più 2 faccia 4 è una verità di ragione. Se non vogliamo ammettere che il concetto di 2 è contraddittorio, sommato a se stesso dà 4. Oppure appunto la somma degli angoli interni di un triangolo è uguale a 180 gradi. Se si ragiona sul triangolo, se non si vuole negare la figura che si è posta in origine, all'origine del ragionamento, si deve arrivare al fatto che i suoi angoli interni assommano a 180 gradi. Cioè
se non vogliamo contraddire il soggetto che abbiamo posto, il predicato, quello che noi diciamo del soggetto è assolutamente vero, per il principio appunto di identità e per il principio di non contraddizione. Posto il triangolo a 180 gradi, posto 2 più 2 o 4. Queste affermazioni io le posso fare a priori senza dover ricorrere all'esperienza e sono basate su questi principi logici. Se io invece affermo Cesare ha varcato il Rubicone, oppure Cristoforo Colombo ha scoperto l'America, oppure Alessandro Magno ha vinto Dario, queste verità sono verità di fatto, cioè richiedono che io le accerti, non posso affermarle a priori, debbo vedere appunto il gesto di passare il Rubicone da parte di Cesare, oppure lo devo leggere in un documento affidabile, ma ci vuole quindi una testimonianza empirica, una testimonianza dell'esperienza. Solamente dopo io posso, dopo l'accertamento, posso sostenere che quella è una verità. Quindi più o meno i fatti storici o i fatti della vita quotidiana sono verità di fatto. Ora, detto questo, Leibniz però sostiene che le verità di fatto sembrano diverse rispetto alle verità di ragione solamente per i limiti del nostro intelletto, per i limiti delle nostre facoltà conoscitive. Dal punto di vista di Dio sono assolutamente identiche. Qual è il problema di nostra deficienza? Noi nelle verità di fatto non riusciamo a scorgere e a tenere presente, per i limiti della nostra conoscenza, tutta la concatenazione di cause che porta a quell'evento. Se noi avessimo un intelletto enormemente sviluppato, oppure perfetto come quello divino, noi potremmo risalire di causa in effetto, di causa in causa, in qualche modo, fino a vedere con estrema chiarezza che quello che succede era assolutamente necessario. Cioè, le verità di ragione sono necessarie e le cogliamo subito con il ragionamento a priori. Quelle di fatto sembrano non necessarie, ma in effetti sono necessarie anch'esse. Appaiono non necessarie a noi perché non siamo capaci di ricostruire tutta la catena di cause che le ha prodotte. Qua ci cominciamo a avvicinare un'altra volta al problema della necessità, perché Leibniz afferma questo: se prendiamo il soggetto Cesare, la monade Cesare, perché lui pensa che gli individui a un certo punto siano monadi, perché appunto abbiamo detto sono non confondibili con gli altri. Quindi ognuno di noi è una monade. Tra l'altro noi siamo un agglomerato di miliardi di monadi, ognuno di noi, però poi abbiamo una monade dominante, dice lui. Quindi ognuno di noi, ogni soggetto umano si può considerare una monade. Ora, noi di Cesare possiamo predicare che è un condottiero romano, che è un dittatore, eccetera, eccetera. Se noi avessimo una conoscenza adeguata di Cesare, noi potremmo anche predicare che lui a un certo punto ha varcato il Rubicone, o meglio, riferendolo a un personaggio del presente, noi ecco, non so, sappiamo una serie di cose, possiamo applicare una serie di predicati ad Antonio di Pietro, prendiamo una personalità dei nostri giorni, però nella monade Antonio di Pietro tutti i predicati che gli si possono aggiungere, che è italiano, che è stato un magistrato, che è stato un poliziotto, eccetera, dal punto di vista di Leibniz, se c'è una logica nel mondo, non è che sono predicati che gli si possono aggiungere e poi magari eventualmente si sarebbero potuti anche non aggiungere. Cioè, in altri termini, nel soggetto, nella monade, sono già presenti tutti i predicati. Questo, scusate, non vi voglio, diciamo, tediare con queste cose, ma in questo lui si differenzia da Aristotele, perché per Aristotele i predicati sono accidentali e il soggetto è sostanziale. Allora, al soggetto che è sostanza e che è necessario, si aggiungono i predicati che sono accidentali, cioè ci possono essere e non essere. Socrate è calvo, ma poteva pure non essere calvo. Socrate parla greco, ma poteva parlare pure egiziano, insomma. Cioè, per Aristotele il predicato è accidentale rispetto al soggetto, cioè ci può essere o avrebbe potuto anche non esserci. Quello che conta è la sostanza, cioè il soggetto. Invece Leibniz in questo va contro Aristotele, cioè sostiene che i predicati ineriscono necessariamente al soggetto, altrimenti il soggetto non sarebbe quello che è, non avrebbe la sua identità. Nella identità di Cesare ci sta
tutta una serie di caratteristiche che lo fanno essere quello che è, non confondibile con gli altri. Tra queste caratteristiche c'è il fatto che lui varcherà il Rubicone a un certo punto. Nella identità di Antonio Di Pietro ci stanno tutta una serie di caratteristiche che non sono accidentali, perché se si togliessero quelle caratteristiche lui non sarebbe più lui. Quindi, dice Leibniz, se noi avessimo una visione chiara, ma la visione chiara ce l'ha solo Dio, noi di ogni monade sapremmo tutti i predicati, cioè sapremmo in altri termini come va a finire la vita di ogni singolo uomo, insomma. Quindi ogni soggetto ha già in sé tutti i predicati che poi si vanno a mano svolgendo nel corso del tempo. Quindi a questo punto le verità di ragione, le verità di fatto, dalla prospettiva umana sembrano diverse. Le une sembrano necessarie, le verità di ragione, e le altre sembrano contingenti, cioè le verità di fatto. Ma invece, viste dalla ottica superiore, divina, vista dalla chiarezza della monade centrale, sono necessarie tutte. Ora, scusate, a questo punto però Leibniz sembrerebbe, dette queste cose, sembrerebbe essere tornato a Spinoza, perché Spinoza, abbiamo detto l'altra volta, è un determinista, cioè per Spinoza tutto quello che succede è necessario. Naturalmente dal determinismo consegue la mancanza di libertà, cioè se tutto è necessario io non posso agire per cambiare il corso delle cose, mi dovrò arrendere, direi fatalisticamente, a quello che avviene se tutto è necessario. Leibniz ha cercato di introdurre un dinamismo in questo blocco monolitico di Spinoza, ci è riuscito con la teoria della monade, cerca a un certo punto di trovare uno spazio pure per la libertà umana. Quindi lui afferma, da un punto di vista logico, tutto è necessario, le verità di fatto coincidono con quelle di ragione, anche se noi, per un nostro errore di prospettiva, le vediamo come diverse. Ma come sarà possibile a questo punto trovare un varco per la responsabilità, per la libertà? A questa problematica Leibniz risponde con un'opera di cui vi ho portato i brani essenziali, cioè la Confessio Philosophi, che è un'opera decisiva proprio perché si pone questo problema della libertà, e quindi di conseguenza si pone il problema di Dio, cioè perché tutto dipende da Dio, è Dio la causa prima, la scaturigine della realtà. Allora Dio che struttura ha? Ha una struttura per cui a un certo punto non riempie di sé tutta la realtà e lascia dei vuoti che poi vengono riempiti dall'uomo? Questo sarebbe abbastanza strano. Non si può immaginare che Dio, che ha ordinato tutte le monadi, poi che ha fatto? Ha lasciato qualche monade in disordine perché arrivasse l'uomo a mettere lui un suo ordine arbitrario? Sarebbe una concezione abbastanza debole, cioè che l'uomo ha una libertà perché... Però se tutto dipende da Dio, questo è il problema grosso. Se allora Dio ha ordinato lui tutte le monadi, allora Dio è responsabile anche del male. Anzi, più in particolare, Leibniz prende in considerazione il problema decisivo, perché dal punto di vista di un credente, dal punto di vista della natura di Dio, il male supremo è il peccato. Quindi a questo punto Dio sarebbe responsabile anche del peccato. Oppure, per prendere l'esempio degli esempi, qual è il peccatore supremo, il peccatore storicamente è veramente, un cristiano non pensa questo, ma diciamo imperdonabile, qual è stato il peccato più grande della storia? Il peccato di Giuda che per 30 denari ha tradito il Cristo, ha tradito Dio che si era incarnato per l'uomo. Quindi Leibniz affronta questo discorso paradossale: se Dio è colui che ha disposto tutte le monadi, allora a un certo punto è responsabile anche del male, ma allora è responsabile pure del peccato, ma allora è responsabile pure paradossalmente del tradimento di Giuda. Questo è abbastanza difficile da accettare, perché appunto prima di affrontare questo problema bisogna dire questo, che per Leibniz Dio ha disposto tutte le monadi, ma non è che Dio ha semplicemente creato il mondo come un fatto che si perde nella notte dei tempi e poi a questo punto si può pensare che il mondo chissà perché ha acquistato una sua libertà.
la creazione di Dio in qualche modo non è un fatto puntuale nel passato, la creazione si proietta nel tempo, si proietta fino alla fine dei tempi. Lui questo lo deve dire arrivandoci da un punto di vista molto curioso, cioè dal punto di vista proprio di come concepisce le monadi. Facciamo questo piccolo passaggio che però è molto semplice. Le monadi sono, come dice la parola greca, monos, sono qualcosa di singolare, di individuale, di irripetibile, l'abbiamo detto varie volte. A questo punto le monadi, proprio perché sono qualcosa che non ha niente in comune con le altre monadi, come dice Leibniz con un'affermazione molto fantasiosa, non hanno finestre. Le monadi non hanno finestre, no, sono dei mondi chiusi in se stessi, sono delle individualità assolutamente irripetibili, non hanno niente a che fare con le altre monadi. Quindi le monadi non hanno finestre, non hanno vie di comunicazione reciproca. Ora, questo trasferito sulle monadi umane significa che io sto parlando, ma non è che voi mi state ascoltando, oppure io ho l'impressione di vedervi, ma non è che io vi sto vedendo perché ci sta un rapporto di causazione tra quello che dico e voi che sentite, oppure voi che state là e io che vi vedo. Non ci sta un rapporto di influenza, perché appunto siamo tutti monadi che non hanno finestre. Allora come avviene il fatto che io parlo e voi avvertite le mie parole e io vi vedo? Avviene per un'armonia prestabilita da Dio, cioè le monadi sono state architettate da Dio fin dall'inizio in modo che si corrispondessero, cioè Dio ha creato un'armonia prestabilita per cui fino alla fine dei tempi tutte le cose sono sincronizzate. È un po' un'estensione all'infinito poi del ragionamento degli occasionalisti. Non so se vi ricordate, noi accennammo agli occasionalisti, i quali per cercare di rimediare ai problemi di Cartesio sostennero questo. Vi ricorderete Gehlings, Malebranche, sostenevano questo. Cartesio ci ha lasciato il problema di come si rapporta il corpo con l'anima, come si rapporta il corpo col pensiero. Dobbiamo dire che Dio interviene in occasione di ogni accordo tra corpo e pensiero. Dio li raccorda ogni volta che entrano in contatto, in occasione di ogni contatto. Quindi l'occasionalismo sosteneva paradossalmente che Dio continuamente sta a sincronizzare questi due orologi e li mette tutti e due sullo stesso orario, il pensiero e il corpo, le idee e le cose. Ora, per usare questa immagine degli orologi, per Leibniz è come se Dio questi infiniti orologi che sono le monadi li avesse sincronizzati fin dall'inizio dei tempi, facendo in modo che si corrispondessero in un'armonia prestabilita per tutta la durata del tempo. Cioè, per gli occasionalisti Dio interviene ogni momento, insomma in ogni istante in cui c'è interazione tra corpo e anima. Vedete questo problema dell'interazione tra psiche e corpo, come è complesso se uno li divide. Per Leibniz Dio non sta a intervenire ogni momento, non sta a intervenire ogni momento come per gli occasionalisti, perché Dio nell'intervento originario, cioè quando ha disposto le monadi, le ha disposte non solo in uno spazio, ma le ha disposte anche in progressione di tempo, cioè quindi ha creato un'armonia fino alla fine dei tempi, ma se ha creato questo ordine, oltre che nello spazio, anche nel tempo, veniamo al problema che voglio affrontare adesso, allora è responsabile pure fino alla fine dei tempi del peccato, è responsabile del male. Dal punto di vista del credente è un problema gravissimo, perché Giuda è dannato, il peccatore è dannato, quindi addirittura Dio sarebbe responsabile pure della dannazione dei credenti, della dannazione degli uomini, del fuoco eterno dell'inferno a cui essi sono condannati. Allora li avrebbe condannati dall'inizio. E vedete che è un problema che si pone in maniera logica, ma si pone in maniera anche di prospettiva religiosa. Leibniz era di famiglia strettamente protestante e quindi per capire questo brano che voglio leggere insieme con voi va tenuto presente questo. Per Leibniz valeva la immagine della salvezza edificata da Lutero, vale a dire l'uomo ha compiuto il peccato originale nella figura di Adamo. Il peccato originale si traduce in tutti gli uomini. Ogni uomo nel momento della nascita è gravato dal peccato originale. Vi ricorderete che Lutero, estremizzando Sant'Agostino, che aveva sostenuto il traducianesimo, cioè aveva sostenuto che il peccato originale è un peccato che non riguarda solo Adamo,
Sant'Agostino aveva sottolineato che il peccato originale di Adamo si traduce nei rami di tutto l'albero dell'umanità, cioè ogni singolo ramo, ogni uomo è pur esso gravato dal peccato originale, cioè ogni uomo nasce col peccato originale. Il peccato originale per Lutero è qualcosa che ha separato l'uomo abissalmente da Dio. L'uomo con le sue forze, dopo il peccato originale, non ha più la possibilità di salvarsi. A questo punto non si salva l'uomo con le opere, ma l'uomo viene salvato da Dio. Questa visione era stata poi estremizzata, come sapete, da Calvino, e Leibniz si rivolge chiaramente anche ai calvinisti. Calvino aveva sostenuto con maggiore forza ancora di Lutero la predestinazione, cioè Calvino aveva tratto poi, se vogliamo, le fila in maniera estrema da Lutero. Se non è l'uomo a salvarsi, è Dio che lo salva. A questo punto Dio ha predestinato alcuni alla salvezza e altri purtroppo alla dannazione. Allora la libertà dell'uomo non c'è. Come si concilia questo con la possibilità di avere una morale? Perché a questo punto sembrerebbe che ci si debba abbandonare al fatalismo, un poco come i maomettani, cioè non si può fare niente, bisogna solamente aspettare, è inutile darsi da fare, è anche inutile agire moralmente bene, perché tanto è tutto predestinato. Allora dovremmo diventare tutti ignavi. Noi diventeremmo tutti quanti ignavi e Dio sarebbe responsabile di tutto, perfino della colpa di Giuda. Questo è un paradosso. Allora vediamo come si arrovella Leibniz per cercare di risolverlo in quest'opera che, data la sua precocità, niente meno, ha scritto a 26 anni, ma è un'opera già estremamente matura. Io ho preso ovviamente solo i brani principali. Dunque, quindi il primo problema è questo: che cosa è imputabile all'uomo e che cosa è imputabile a Dio? L'opera si sviluppa come un dialogo tra un teologo e un filosofo. Quindi il teologo dice: procediamo in modo più ordinato. In primo luogo, ammetti che nulla è senza ragione, cioè bisogna prima di tutto partire da certi fondamenti logici. Se succedono le cose, hanno una ragione per succedere. Quindi Leibniz enuncia il famoso principio, anzi questa è la prima enunciazione che ne dà, del principio di ragion sufficiente, cioè perché succede una cosa, perché ci sia un fatto, ci vuole una ragione sufficiente perché esista. Quindi risponde il filosofo: lo ammetto a tal punto che ritengo di poter dimostrare che non esiste alcunché senza che sia possibile, anche se talora soltanto a un essere onnisciente attribuire una ragion sufficiente del fatto che è anziché non essere e che è fatto così e non altrimenti. Quindi perché ci sia una cosa, un evento, ci deve stare una ragione sufficiente perché sia così, anche se non è detto che noi la riconosciamo questa ragione, cioè anche se talora soltanto un essere onnisciente la scorge, però ci deve stare sempre per forza, altrimenti dovremmo ipotizzare che viviamo come una specie di continuo miracolo, cioè che si sospendono le catene causali e all'improvviso può succedere una cosa senza una causa precisa. Quindi lui, come logico, dice: ogni cosa c'ha una ragione sufficiente per essere. Chi lo nega sovverte ogni discrimine tra l'essere e il non essere, ha perfettamente ragione, cioè a un certo punto quello che non è all'improvviso potrebbe essere, se non ci fosse questa logica ferrea. Ogni esistente avrà certamente tutti i requisiti per esistere, e la totalità dei requisiti per l'esistere, considerati insieme, costituisce la ragione sufficiente dell'esistenza. Pertanto ogni cosa esistente avrà una ragione sufficiente di esistenza. Mi pare un'affermazione chiara e accettabile. Ora veniamo appunto, avviciniamoci al problema della colpa di Giuda. Ora, dice il teologo, ti tengo, cioè afferrato. Tu hai detto che il peccato nasce dalla potenza e dalla volontà. Quindi sono passati a parlare del peccato, pur il peccato deve avere una sua ragion sufficiente, ci vogliono motivi sufficienti perché esista. Perché ci sia il peccato ci vuole la potenza e la volontà, cioè ci vogliono delle capacità e poi si deve voler peccare. Cioè la prima, la potenza, deriva da Dio, mentre la seconda deriva dall'opinione. L'opinione sarebbe la cattiva inclinazione che un soggetto si può essere formato. Cioè io per peccare devo avere una cattiva inclinazione e la possibilità di fare il male, di avere una vittima da sgozzare, non lo so, insomma, cioè ci vogliono dei dati materiali e ci vuole una predisposizione morale. L'opinione deriva simultaneamente dal temperamento e dall'oggetto.
entrambi derivanti a loro volta da Dio. Cioè la potenza, poter disporre in quel momento di un coltello o di una pietra, è qualcosa che dipende da tutta la serie delle cause naturali, quindi risalendo indietro dipende da Dio. La volontà mia dipende dal temperamento e dall'oggetto, cioè dal mio carattere e dalla situazione specifica, dall'oggetto che mi trovo di fronte, ma pure quello mica me lo sono dato io. Il carattere mio deriva da delle cause genetiche, familiari, insomma, si può risalire indietro, ma di causa in causa si arriva sempre a Dio. Quindi l'opinione deriva simultaneamente dal temperamento e dall'oggetto, entrambi derivanti a loro volta da Dio. Pertanto tutti i requisiti del peccato, così come di tutte le altre cose, sono posti in Dio, e pertanto Dio è la causa ultima della dannazione. Vedi ora quali conseguenze derivano dal teorema nulla è senza ragione. Cioè il teologo dice, guarda che se tu affermi che il principio di ragion sufficiente arrivi a un paradosso, cioè che Dio è responsabile dei peccati, perché di causa in causa lui è la causa prima e causa pure del peccato. Certamente nessuna delle cose che hai nominato, come il peccato o la dannazione, è ragione a se stessa della propria esistenza, e pertanto occorre riportarle alla loro ragione e alla ragione di questa ragione fino ad arrivare all'ente aseo, il quale è ragione di se stesso. Ente aseo è un termine della scolastica, un termine della filosofia medievale, cioè l'ente a sé stante. Cioè tutte le cose non hanno la ragione d'essere in loro stesse, dipendono da qualche cos'altro. L'unico essere che è a sé, cioè dipende solo da se stesso, è Dio. Dio quindi è l'ente aseo, l'ente autonomo, insomma, il quale appunto è ragione di se stesso, ovvero a Dio. Procedimento questo che coincide con la stessa dimostrazione dell'esistenza di Dio, perché la via usata da San Tommaso per dimostrare l'esistenza di Dio è proprio una delle cinque vie di risalire di causa in causa, e quindi si può applicare questo ragionamento anche al peccato. Allora Dio è causa del peccato, paradossalmente. Il filosofo: non essere frettoloso in una simile questione, non posso negare, poiché è cosa certa, che l'intera serie delle cose è tolta se Dio è tolto, è posta se Dio è posto. Cioè, dato Dio, consegue la serie delle cose. Per essere, diciamo, diversa la serie delle cose, dovrebbe essere diverso Dio. Cioè, se Dio è A, causa del mondo, B è il mondo, c'è un rapporto stretto di causa e effetto tra A e B, naturalmente tutto quello che succede in B dipende da A. Per essere diverso B, dovrebbe essere stato diverso A. E quindi allora se B è quello che è e c'è anche il peccato, dipende da A, cioè dipende da Dio. Quindi l'intera serie delle cose è tolta se Dio è tolto, è posta se Dio è posto, cioè dato Dio è data pure tutta la serie degli effetti scaturenti da quella causa. Con essa lo sono tutte le creature che vi sono state e che vi saranno, nonché gli atti buoni e cattivi delle creature e pertanto i loro peccati. Nego tuttavia che i peccati derivino dalla volontà divina. Quindi il filosofo cerca adesso una strada per evitare di imputare a Dio i peccati, perché finora non ci siamo riusciti. Teologo: tu vuoi dunque che i peccati avvengano non perché Dio così vuole, ma semplicemente perché Egli è. Filosofo: hai afferrato il bandolo della matassa. Dio, anche se è la ragione dei peccati, non è l'autore, e se fosse lecito usare il gergo degli scolastici, dei filosofi medievali, si potrebbe dire che in Dio è la causa fisica ultima dei peccati, come lo è di tutte le creature, mentre la causa morale è nel peccatore. A mio avviso, questo è quanto intendevano dire coloro che hanno sostenuto che da Dio viene la sostanza dell'atto, ma non la malvagità di esso. Costoro non hanno però saputo spiegare perché la malvagità non deriva dall'atto. Avrebbero dovuto più correttamente dire che Dio contribuisce in tutto al peccato tranne che con la volontà e che pertanto non pecca. Sento infatti che i peccati non si debbono alla volontà ma all'intelletto divino, il che è come dire che essi si debbono a quelle famose idee eterne o alla natura delle cose, affinché nessuno ora immagini che vi siano due diversi principi, due divinità gemelle tra loro nemiche, l'una principio del bene e l'altra principio del male. Il problema diventa più complesso, cioè qua evidentemente lui si sta riferendo al manicheismo. Il manicheismo, come sapete, era la dottrina per cui ci sta un Dio della luce e un Dio delle tenebre. Dal Dio della luce viene tutto quello che è buono, dal Dio delle tenebre viene tutto quello che è male. Se si prende una posizione manichea è facile spiegare la presenza del male nel mondo, perché c'è una divinità buona e una cattiva,
tutto il peccato e il male dipendono dalla divinità cattiva. Naturalmente questa visione del mondo manichea, che spacca il mondo tra tenebre e luce dall'inizio alla fine dei tempi, è una visione assolutamente non accettabile, a parte che è stata dissolta filosoficamente proprio da Sant'Agostino, ma anche da un punto di vista logico, per un Leibniz è una cosa inammissibile, perché non si può pensare che ci siano due logiche del mondo. La logica deve essere necessariamente una, ed è già, diciamo, per uno scienziato qual era Leibniz, questa è una cosa che va molto ribadita. Le cose devono procedere nella maniera, diciamo, più semplice, più coerente, più logica e più rigorosa possibile. Non si possono moltiplicare le spiegazioni del mondo, cioè io cerco già con difficoltà di spiegarmi il mondo, poi mi trovo un intoppo, cioè una cosa che non quadra, il peccato, il male, dico vabbè, nessun problema, ci sta un'altra logica, ci sta un altro ente divino che però era cattivo e ha dato luogo a quest'altro tipo di cose. Cioè già fare risalire tutto a un'unica causa, a un'unica logica, a un'unica razionalità è complicato. Non si può ricorrere allegramente al sistema di dire, beh, quando c'è qualcosa poi che non quadra con questa logica vuol dire che poi c'era un'altra logica. Così si potrebbe procedere all'infinito, ma è un metodo capriccioso, non è un metodo filosofico. Quindi la logica deve essere una, il manicheismo è sbagliato perché ammette due divinità, a questo punto si può pure ricadere nel politeismo e ammetterne migliaia, ognuna delle quali presiede a un fenomeno naturale. Ma questa appunto è una mentalità rozza per cui ogni cosa che non si capisce viene riferita a una divinità diversa. C'è la tempesta e dipende da Poseidone, c'è l'eruzione vulcanica e dipende da Efesto, eccetera. Non è una mentalità filosofica, razionale, matura, è una mentalità gracile, insomma, rozza. Quindi non possiamo vedere due entità all'origine del mondo, una del bene e una del male, ci dobbiamo stare attenti pure a non dividere troppo l'intelletto e la volontà divina. Teologo, dici qualcosa di strabiliante. Farò sì che tu ne ammetta la verità. Farò un esempio per rendere più chiaro e credibile il mio discorso. Riteniamo forse che vada imputato alla volontà divina se 3 per 3 fa 9? O pensiamo forse che la diagonale del quadrato è incommensurabile rispetto al lato perché Dio lo ha decretato? Teologo, credo di no, se abbiamo giudizio. Altrimenti non si potrebbero mai comprendere né il 9 né il 3, né il quadrato né il lato e il diametro. Questi nomi resterebbero senza oggetto, come se si dicesse blitiri o visli puzli. Cioè, praticamente noi vaneggeremmo ogni momento. Se non ci fosse una logica a cui si attiene anche l'intelletto divino, per cui 3 per 3 fa sempre 9 e un triangolo rettangolo ha sempre quelle caratteristiche, se noi ammettessimo che queste cose non dipendono dall'intelletto divino, cioè dalla razionalità di Dio e che passa nel mondo, ma dipendono dalla volontà di Dio, noi potremmo ogni momento pensare che Dio può cambiare la sua volontà e il 3 per 3 non lo fa più valere 9. Quindi invece noi dobbiamo ammettere una suprema coerenza in Dio, proprio perché Dio è suprema chiarezza razionale, non è qualche cosa di arbitrario. Quindi ci sono tutte le strutture logiche della realtà che sono valide anche per Dio stesso. Dio non fa valere una volontà arbitraria a cambiarle ogni momento. Quindi noi dobbiamo ammettere la stabilità e la dipendenza dall'intelletto divino, del fatto che 3 per 3 fanno 9, del fatto che il triangolo è fatto in un certo modo, ma praticamente poi di tutto. Allora, vediamo un poco come continua il discorso. Filosofo, questi teoremi vanno dunque attribuiti interamente alla natura delle cose, ovvero all'idea del 9 e del quadrato. Questa natura delle cose, Leibniz non lo dice nello stesso modo, ma in questo aderisce a Cartesio, questa natura delle cose vale per l'uomo e per Dio allo stesso modo. In questo l'uomo è divino veramente perché c'ha una ragione che non può andare in certe cose, neppure in cui neppure Dio può andare oltre. Cioè 3 per 3 fa 9 per l'uomo come fa 9 per Dio, in qualche modo. Quindi c'è una razionalità unica che trova il suo culmine in Dio, ma che Dio stesso rispetta proprio perché essa è razionalità, cioè o meglio è Lui stesso, è la ragione con la R maiuscola. Non potrebbe contraddire se stesso, quindi non potrebbe fare in modo che 3 per 3 sia 10. Quindi questi teoremi vanno dunque attribuiti interamente alla natura delle cose, ovvero all'idea del 9 e del quadrato, e all'intelletto divino nel quale le idee delle cose sussistono eternamente.
Il che significa che questi teoremi Dio non li ha posti perché vuole, ma li ha posti perché pensa, e Dio pensa perché esiste. Cioè, qua siamo tornati a Spinoza, Dio esiste, è fatto in un certo modo, è perfezione, quindi è razionalità, e tutto corrisponde a questa razionalità, non perché Dio lo voglia, ma perché Dio è fatto così, è la suprema razionalità del mondo. Infatti, se non vi fosse alcun Dio, tutte le cose sarebbero semplicemente impossibili e il 9 o il quadrato seguirebbero il destino comune. Vedi dunque che si danno cose di cui Dio è causa, non con la sua volontà, ma con la sua stessa esistenza. Cioè Dio, per il fatto che esiste, fa sì che logicamente 3 più 3 faccia 6 e 3 per 3 faccia 9, eccetera, eccetera. Quindi non è una conseguenza della volontà divina, è una conseguenza dell'essere divino. Quindi a questo punto sembrerebbe che tutto dipende non dalla volontà di Dio, quindi da una sorta di responsabilità, ma di struttura di Dio, di essere di Dio. Però la cosa è ancora più complicata, ancora un attimo di pazienza. Filosofo, ha indovinato. Tolti i peccati, l'intera serie delle cose diventerebbe del tutto diversa. Ma tolto o mutata la serie delle cose, viene tolta di mezzo o mutata anche la ragione ultima delle cose. La ragione ultima delle cose, cioè Dio. Quindi siamo tornati, con però un ragionamento rafforzato, al fatto che tutto va come deve andare secondo la struttura del mondo che dipende dalla struttura di Dio. Allora affrontiamo in maniera decisiva il problema se da questo dipenda pure il peccato. Teologo. E qui sono forze da cercare, cioè qui nel concetto di necessità. Qui il discorso adesso si arricchisce di questo problema. Allora tutto è necessario perché tutto dipende da Dio. Però, dice il teologo, bisogna capire che cosa si intende per necessario. Quindi qui, cioè nel concetto di necessità, sono forze da cercare anche la vera causa e la vera soluzione di quel pigro sofisma, logos argos, diffuso per tutta la terra, dal quale si sono malamente sforzati di trarre insegnamenti i filosofi del passato e i maomettani oggi, mercè un atteggiamento che è certo utile ai loro governanti durante i pericoli della pestilenza e della guerra. È inutile resistere, non bisogna agire, il fato è inaggirabile. Ciò che il cielo ci nega non lo ottiene nemmeno chi si affatichi. Ciò che esso concede lo ottiene anche l'ignavo. Cioè, se tutto è necessario, allora dobbiamo fare come i maomettani, cadere nel fatalismo e accettare tutto quello che succede. Quindi il cielo, il paradiso, lo ottiene anche l'ignavo, anche chi non fa niente, mentre appunto è possibile anche l'inverso, tanto tutto dipende da Dio. Quindi è inutile affaticarsi a essere buoni, non dipende da noi la salvezza o la dannazione. Filosofo, hai ragione, questo argomento così formidabile e così capace di convincere gli animi è un sofisma, quindi un falso ragionamento, dovuto a quella maledetta ellissi della causa ipotetica, ovvero dell'esistenza già presupposta. È vero che qualunque cosa accada, è già vero che essa accadrà, ma non è necessario con assoluta necessità, ovvero indipendentemente da quello che si faccia o non si faccia. L'effetto non è necessario senza l'ipotesi della sua causa. Cioè, adesso stiamo raggiungendo il punto. Non bisogna vedere la necessità nella maniera in cui lo vedono i maomettani, che ci fa cadere nel fatalismo. Non si può prescindere dalla causa ipotetica, cioè non si può fare a meno di considerare le cause ipotetiche. Che cosa significa questo fatto? L'effetto non è necessario senza l'ipotesi della sua causa, cioè una cosa avviene sempre per il principio di ragion sufficiente se c'è una causa precedente che la fa avvenire come effetto. Ora, niente vieta di pensare che una delle cause precedenti di un effetto sia io stesso con il mio agire. Adesso Leibniz cerca di identificare la possibilità della responsabilità e della libertà dell'uomo. Guardate, questo è un discorso molto importante perché noi oggi viviamo in un'epoca in cui stranamente queste teorie di tipo fatalistico si riproducono in termini però moderni, di sociologia moderna, di psicologia moderna. Cioè, se vogliamo, io prendo uno spunto di attualità, pure per dare una sterzata finale un po' più vivace alla lezione, perché Leibniz è un po' complesso, anzi vi ringrazio che state seguendo questi fili di discorso un po' complessi.
oggi si ha una specie di timore a comminare pene. Cioè, noi assistiamo al fatto che la sociologia, la psicologia, la psichiatria si affannano a cercare circostanze attenuanti, si ha una specie di terrore della responsabilità, quindi si trova sempre nelle cause esterne il motivo di un'azione. Si cerca sempre di dire che l'ambiente, le circostanze, la situazione familiare, la situazione sociale, la situazione economica, eccetera, sono state responsabili di un gesto, fino a che, insomma, si tende a decolpevolizzare tutto e a togliere responsabilità a chiunque. Non c'è proprio, cioè c'è una specie proprio di timore, direi proprio un fatto, un fenomeno culturale importante che probabilmente nasce da grandi complessi di colpa collettivi, non so, sarebbe un dibattito, una discussione interessante. C'è timore a dire Tizio ha compiuto quel gesto, quindi deve pagare per quel gesto, perché quel gesto è imputabile a lui e non a un altro. Invece si fa tutto un gioco, appunto, che comincia con quelle che in termini giuridici sono le circostanze attenuanti, per cui si dice sì, lui è stato l'attore, l'autore di quel gesto, però ha avuto un'infanzia difficile, non aveva lo stipendio alla fine del mese, è vissuto in una zona degradata della città, e il padre era un alcolizzato, cioè praticamente si tolgono all'individuo le sue responsabilità e si cerca di sciogliere le cause in cause esterne. Il discorso che invece fa Leibniz è questo, che a un certo punto, se si produce un effetto, è vero che dipende da una serie di cause precedenti, quindi rimane coerente tutto il discorso che ha fatto, però a un certo punto quelle cause precedenti trovano in me la causa immediatamente finale che dà luogo a quell'effetto, e quindi l'imputabilità dell'azione arriva proprio nel punto in cui sono io. Cioè, se potessimo fare una rappresentazione grafica, ci sono tanti vettori che da varie parti, dalle origini del mondo addirittura, quindi se vogliamo da Dio, partono e producono di catena in catena successive di cause ed effetti un delitto, per esempio. Però intanto il problema è questo, che saranno venute convergendo da varie parti le spinte che mi hanno fatto arrivare al delitto, ma il delitto poi l'ho compiuto io. Cioè, è vero che io sono l'ultimo motore, l'ultima causa dell'effetto finale, facciamo questo esempio drammatico dell'assassinio, però a quel punto tutte le cause hanno avuto un luogo di incrocio, un luogo di convergenza che è stata la mia persona, quindi diciamo, la responsabilità poi finale è imputabile a me, cioè l'effetto si è avuto perché c'ero io, se non ci fosse stato io l'effetto non si sarebbe verificato, io non potevo non esserci, va bene, ma se si comincia il gioco della ricerca delle cause, è chiaro, dice Leibniz, che a quel punto, risalendo di causa in causa, la causa di tutto è Dio, allora nessuno avrebbe responsabilità di niente, né nel bene né nel male. Invece oggi, secondo me, questo tipo di ragionamenti vanno ripresi, cioè ci sono le cause però vanno a convergere su un punto di incrocio, quel punto di incrocio è quello che è l'imputato del gesto. Non si può giustificare tutto, perché sennò si arriva a un appiattimento del mondo. Cioè, a questo punto i giudici possono pure chiudere i tribunali e dire Dio è responsabile di tutto, incarceriamo Dio, perché Dio è la causa suprema della realtà. Poi, anche se uno non è credente, ma insomma il ragionamento è anche un ragionamento logico, cioè si risale dagli effetti alle cause, però nel momento in cui ho compiuto il delitto, quindi io sono causa del delitto, però a mia volta io sono effetto di altre cause, andiamo a risalire a quelle altre cause, alle cause delle cause, e si arriva al fatto che nessuno è responsabile di niente, insomma. Quindi vedete che è un nodo proprio importante che lui sta affrontando qua, vediamo come cerca di sbrogliarlo. Dunque, allora, dice il teologo, e io mi affretto perché veramente sto andando troppo oltre, io sono solito beffarmi in questo modo di coloro che delirano così pericolosamente. Stolto, se viene dal fato che tu non eviti il male, forse viene dal fato anche la tua stoltezza di non curarti di evitarlo. A nessuno è destinato un fine senza che ne siano dati i mezzi, e i mezzi sono l'industriosità e le occasioni. Soltanto sulla prima si può far veramente affidamento, l'industriosità sarebbe la personalità, mentre delle seconde si può far uso soltanto quando capitano. Ma dici, è pur certo che qualsiasi cosa Dio preveda, ovvero qualsiasi cosa avverrà, essa deve avvenire. Lo ammetto, quindi ogni cosa deve avvenire per necessità, però non senza che ne siano dati i mezzi e perciò non senza il tuo agire. Cioè, in una determinata circostanza sei tu che sei il veicolo per cui la cosa avviene. Quindi, ripeto,
È certo che qualsiasi cosa Dio preveda, ovvero qualsiasi cosa avverrà, essa deve avvenire. Lo ammetto, ma non senza che ne siano dati i mezzi e perciò non senza il tuo agire. Cioè, che sei tu poi il momento in cui la catena si è andata a concretizzare, la catena di cause ed effetti. Dal momento che raramente la fortuna si dà a chi dorme e che anche le leggi sono scritte per i desti. Dunque, poiché non ti consta che sia stato decretato a tuo favore né a tuo danno, agisci come se fosse a tuo favore e come se nulla fosse decretato, poiché non puoi conformare la tua azione a ciò che ti è ignoto. Quindi a questo punto avviene questo paradosso. Io debbo agire come se fossi libero. Io non conosco tutte le cause che mi gravano dall'inizio dei tempi per cui mi spingeranno a una determinata azione, però io debbo fare conto che comunque l'azione, se avverrà, sarò io a farla. Quindi io debbo essere responsabile delle azioni e mi debbo comportare come se l'azione dipendesse da me, perché io sono la causa finale delle mie azioni, lasciando perdere da tutto il peso del passato che mi può anche schiacciare. Io mi devo porre il problema di me stesso, cioè di questo ultimo gesto che porta alla nascita dell'azione, che viene fuori da me e non viene fuori dal mio passato e dalle concause precedenti e retrostanti alla mia esistenza. Quindi si riafferma paradossalmente, all'interno della necessità si riafferma pienamente la responsabilità e la libertà dell'uomo, in una maniera logicamente e scientificamente fondata, direi. Cioè non, perché guardate, questo è molto importante, insomma, qua tutta questa discussione così sofisticata implica questo, scusate, ci tengo a dirlo, perché da una parte il mondo oggi tende a questa filosofia della deresponsabilizzazione, cioè c'è una specie di tendenza positivistica, sociologica, incolpiamo gli ambienti, le società e le economie. Poi dall'altra parte, specialmente i giovani vengono nutriti di un'altra ideologia opposta, perché poi appunto non, sono tutte e due irrazionalismi che quindi hanno la stessa matrice. Cioè dall'altra parte si dà l'idea che ognuno può fare quello che vuole, pensare quello che vuole, agire come gli piace di agire. Quindi sono due risvolte della stessa medaglia. Il velleitarismo arbitrario da una parte e la deresponsabilizzazione dall'altra. La società nostra contemporanea funziona con questi due binari sbagliati, tutti e due, ma che nascono dalla stessa irrazionalità di fondo. Invece, per Leibniz si tratta di recuperare la libertà all'interno della necessità. Cioè, è un problema dialettico, un problema complicato, ma così stanno le cose. Non esiste né la necessità né la libertà. Esiste la libertà né la necessità. Cioè, non esiste la necessità, sono stato costretto a agire così, discolpatemi, non era colpa mia. Oppure, parallelamente, da un'altra parte, la stessa persona ritrova la libertà, io agisco a modo mio perché nessuno mi può dire niente, voglio pensare come la voglio pensare. Oggi si sono scollati questi due elementi che sono invece dialetticamente congiunti, cioè necessità e libertà. La gente pensa contemporaneamente, senza rendersi conto di essere incoerente, che da una parte c'è la necessità e dall'altra parte c'è la libertà. A seconda di quello che conviene si sceglie l'uno o l'altro. Invece necessità e libertà sono dialetticamente congiunte, come Leibniz dimostra, cioè si può agire liberamente proprio all'interno della necessità. Non si vive galleggiando sulla realtà, né si vive schiacciati completamente dalla realtà. Questo è il grande insegnamento che viene fuori dalla Confessio Filosofi. Naturalmente questa è una complicazione, perché implica la continua assunzione di responsabilità, capendo però oggettivamente la situazione, che cosa mi permette di fare, senza piangere, senza strepitare, senza avere velleitarismi, insomma, senza avere l'atteggiamento infantile per cui uno piange e sbatte i piedi a terra perché vuole che le cose siano. Dunque, appunto, poiché non ti consta che sia stato decretato a tuo favore né a tuo danno, agisci come se fosse a tuo favore o come se nulla fosse decretato, poiché non puoi conformare la tua azione a ciò che ti è ignoto. Se avrai conseguito il tuo scopo, il fatto che ciò sia dovuto al fato, vale a dire all'armonia delle cose, non pregiudicherà la tua causa presso Dio. Tutta la discussione sulla prescienza divina, il fato, la predestinazione, il fine della vita non va posta quando siamo di fronte alle scelte della vita. Anche se non vi pensiamo, occorre ugualmente agire. Chiamerà Dio costantemente, proclamerà con i fatti di essere stato predestinato dall'eternità. Dunque possiamo essere dei predestinati se lo vogliamo. Cioè è un paradosso. Siamo dei predestinati se vogliamo essere dei predestinati. E allora perché lamentarci o affliggerci oltre, anche se poi si deve alla grazia il fatto che lo vogliamo? Se non fossimo alla fine dell'anno scolastico, io vi inviterei a cercare di mettere in relazione questo con la storia moderna che avete studiato, cioè con Calvino, perché
No, dico, se non fosse la fine dell'anno scolastico implica stanchezze, interrogazioni finali, eccetera, perché è chiaro che qua c'è una giustificazione della teoria calvinista, almeno ve la voglio però accennare per capire una parte della civiltà europea moderna, che tipo di retroterra c'ha, è questa. Dio ha predestinato la salvezza o la dannazione di tutti quanti per Calvino, però stranamente non ne viene la conseguenza maomettana. Guardate che questo pure è un grandissimo problema. Per i maomettani Dio ha deciso all'inizio dei tempi, Allah, se uno è destinato a essere salvo o a essere bruciato nel fuoco della Geenna. Quindi i maomettani, il mondo musulmano è un mondo apatico, è un mondo di fatalismo, come ha detto Leibniz. Paradossalmente nel mondo islamico ci sta una molla terribile che implica questo: io non posso sapere se sono o non sono predestinato fra gli eletti. Di conseguenza, mediamente il musulmano è apatico, però solamente in un caso io posso avere la verifica che Allah mi ha scelto tra i beati, e questo è il caso che io muoio per l'Islam. Se io muoio per l'Islam, ho la sicurezza di essere tra gli eletti. Di conseguenza, che succede periodicamente nel mondo islamico? Che si ha un ribaltamento del fatalismo in fanatismo. Questo purtroppo sta avvenendo con tutti gli integralismi islamici che ci stanno circondando, dall'Algeria alla Turchia, per arrivare al Pakistan e per arrivare purtroppo alle Filippine. Nelle Filippine la settimana scorsa si sono avuti addirittura episodi di cannibalismo da parte di integralismi islamici. Perché c'è questo strano meccanismo: tutto è destinato da Allah, io non so qual è il mio destino, lo aspetto, fatalismo. Però c'è un'unica eccezione: se muoio per l'Islam in battaglia o in operazioni per la diffusione dell'Islam, io sono sicuro di andare in paradiso. E quindi scatta questa molla maledetta che insomma costituisce uno dei nuovi pericoli del mondo. Tra l'altro, qua ci sarebbe da fare tanti bei discorsi, insomma, adesso il mondo sconta una serie di errori dei decenni scorsi. Tutto questo integralismo islamico c'ha una base precisa nella guerriglia afghana, che è stata coltivata dagli Stati Uniti d'America per 15 anni in funzione antisovietica. Adesso hanno innescato, diciamo, da partire dalla fine degli anni 70, tutta una serie di focolai, li hanno addestrati, gli hanno dato le armi moderne, questi si sono fatti la loro bella guerra antisovietica. Adesso tutti i gruppi integralisti islamici prendono tutti quanti le mosse dalle scuole di guerra che sono state fatte in funzione antisovietica durante gli anni 80. E gli americani, insomma, noi ci ritroviamo col fatto che i gruppi armati algerini sono tutti quanti infiltrati da afghani e sono addestrati da afghani, e ce l'abbiamo alle porte. E adesso purtroppo gli Stati Uniti stanno piangendo, hanno trovato altri 50 cadaveri sotto quell'edificio di Oklahoma che è andato in briciole l'altro giorno, ma praticamente è uno stregone che non riesce più a dominare le forze diaboliche che ha messo in moto. Cioè gli Stati Uniti hanno messo in moto, hanno alimentato l'integralismo islamico in funzione antisovietica, crollata l'Unione Sovietica, adesso chi se la deve sbrigare con questo integralismo islamico? Insomma, è un bel problema. Scusate, questo è veramente un po' pindarico per quanto Leibniz si riferisce decisamente ai maomettani. Ora, che cosa succede nella civiltà europea? Che c'è una religione, o meglio una confessione religiosa, il calvinismo, che sembrerebbe avere la stessa piega maomettana. Cioè Calvino dice: noi siamo predestinati. Però dalla predestinazione di Calvino, paradossalmente, invece di venire la rassegnazione e il fatalismo, viene fuori un intenso attivismo. Questo fatto è stato messo in rilievo magistralmente da Max Weber, che sarà oggetto di qualche discussione per i ragazzi che fanno la maturità. Max Weber, nel libro L'etica protestante, lo spirito del capitalismo, ha dimostrato che la teoria calvinista, per cui bisognerebbe abbandonarsi all'attesa della salvezza o della dannazione, si trasforma in un attivismo incredibile, che addirittura lui vede come uno dei motori della imprenditoria capitalistica. Per quale motivo? Per quello che ha detto adesso Leibniz, cioè che a un certo punto, per il ragionamento che abbiamo fatto, come ha detto in questo momento, possiamo essere dei predestinati se lo vogliamo. Cioè la necessità che viene dalla natura di Dio e dalle scelte originarie di Dio si incrocia a un certo punto però esattamente con la nostra persona. E quindi la necessità di tutti gli eventi del passato che partono da Dio passa per noi e quindi coincide con la nostra libertà. E quindi
È vero che è predestinato se siamo dannati o siamo salvi, però dipende da noi, paradossalmente. Cioè è predestinato, però lo vogliamo noi. Mi ripeto, non è facile afferrarlo, però insomma, questa è la filosofia del calvinismo ed è una delle grandi matrici della civiltà europea moderna. Scusate, io purtroppo, ma tra l'altro mi fa piacere, voi avete tutta questa pazienza di sopportare pure i miei voli pindarici, sono andato un po' oltre. Allora saltiamo nell'ultima pagina, leggiamo solamente il pezzetto finale. Dunque, solamente, sì, beh, non facciamo così perché sennò andiamo troppo oltre. Dunque, allora, alla fine il teologo si dice convinto e dice, magari il mondo si convincesse con la stessa forza della chiarezza con cui hai spiegato che tutto ciò che avviene, se guardi all'insieme delle cose, è ottimo. Certo, se tutti lo credessero avremmo meno peccati, se tutti lo ricordassero sempre non ne avremmo nessuno. Ognuno amerebbe il fondatore del mondo, sarebbe chiusa la bocca all'ateismo, sarebbero costretti al silenzio quegli stolti censori della provvidenza, i quali, udite le prime battute del canto, si affrettano a giudicare scortesemente l'intera melodia. Cioè torna sul fatto che appunto non si può giudicare il mondo da un frammento, che può sembrare male. Costoro sono ignari che la quasi infinità delle cose, e per dir così la moltiplicazione dei mondi in nuovi mondi, infatti il continuo è divisibile all'infinito, rende impossibile a un mortale non ancora purificatosi abbracciare l'intera sinfonia. Essi non riconoscono che l'intercorrere delle dissonanze particolari rende più squisita la consonanza dell'universo, così come due numeri dispari ne compongono uno pari, e che anzi appartiene all'essenza dell'armonia che una discordante diversità si raccolga stupefacentemente, insperatamente, in unità. Quindi la conclusione del dialogo è una conclusione di conciliazione tra il teologo e il filosofo e di riaffermazione del fatto che questo è il migliore dei mondi possibili e che all'interno del chiaroscuro il male è semplicemente quello che permette di esaltare meglio il bene o comunque è l'altra faccia del bene. Senza il male non ci sarebbe neppure il bene, non ci sarebbe la realtà. Io ho saltato molte argomentazioni perché ho preso una via un po' troppo lunga. Mi fermo a questo punto, però spero che magari qualche altro elemento possa nascere da un eventuale dibattito. Quindi mi fermo e vi lascio eventualmente la parola. Grazie.